Signori, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Lorenzo e oggi, come promesso, siamo qui a parlare di alcuni metodi per evitare lo spread su crypto.com. Come sapete, questo è un costo che possiamo definire come invisibile. Infatti, è diverso dalle commissioni che vengono applicate. Infatti, ho notato che in molti vanno a confondere quelle che sono le commissioni, per esempio, del pagamento con carta, ovvero quelle del 2,99% che effettuate se andate a pagare con la vostra, non so, Mastercard, Visa, comunque la carta che avete, una prepagata o qualsiasi cosa, che sono facilmente evitabili sfruttando un bonifico, cosa che io consiglio da sempre perché in questo modo andate comunque a risparmiare il 3%, che è tantissimo. Infatti partire già sotto di un 3% con il nostro investimento andrebbe a minarlo in una maniera incredibile. Anche se possono sembrare solo 3 euro su 100, vi assicuro che sono veramente tantissimi. Prima di cominciare però, come sempre, vi invito a lasciare un bel like e anche ad iscrivervi, che supporterebbe molto il canale, io ve ne sono molto molto grato. Quindi vorrei cominciare parlando un pochino meglio di cos'è lo spread. Lo spread è quella differenza che si crea tra un utente, comunque una persona che va a vendere una cripto o in realtà un qualsiasi strumento che può essere azionario, obbligazionario, una materia prima, un contratto, veramente una qualsiasi cosa che si va a vendere sul mercato, ed è la differenza tra l'offerta e la domanda che c'è. Quindi nel momento in cui voi andate a comprare, per esempio nelle piattaforme di trading, andate a completare quello che è un ordine fatto da un'altra persona. Per esempio, mettono un ordine di vendita a un certo prezzo di Bitcoin e voi andrete a riempire, se vogliamo così dire, quel suo ordine. Magari il suo ordine è lì che aspetta da un po', però il prezzo di Bitcoin è sceso e quindi l'ordine poi si va a realizzare. E nel momento in cui voi andate a comprare, c'è sempre una piccola differenza tra quello che è il prezzo che voi mettete e il prezzo di chi va a vendere lo strumento. Infatti, su qualsiasi strumento che esiste al mondo, praticamente c'è questa differenza. Il metodo per evitarla, diciamo il metodo in cui può non esistere, è che ci sia talmente tanta liquidità o talmente tanti scambi che avvengono in un determinato settore, che la differenza tra la domanda e l'offerta sia talmente bassa che è quasi trascurabile, quindi è come se non ci fosse. Quando voi andate, per esempio, a scambiare una cripto poco conosciuta o comunque poco scambiata, ad esempio gli Shiba Inu, che in realtà sono molto conosciuti, però vengono scambiati magari di più su Binance che su crypto.com. Quando andate a scambiare su crypto.com notate che c'è uno spread che è pazzesco, c'è cioè una cosa veramente assurda. Io una volta ho venduto, mi pare, 100 euro di Shiba Inu, ho pagato forse 5 euro se non di più di spread. Poi vabbè, non posso dire ho pagato perché non è che vado proprio a pagare tipo qualcuno tiene lo spread, però è la differenza che si crea e quindi ho dovuto sopportare questa spesa su quello che era il mio investimento iniziale. E ci ero rimasto veramente malissimo, perché è veramente assurdo andare a pagare queste percentuali su un investimento così piccolo. Se io avessi investito 100 euro in Shiba Inu e mi facevano un 5%, li andavo a vendere, non avevo avuto profitto, anzi forse ero pure andato in perdita perché comprandoli pagavo lo spread e vendendoli pagavo altro spread. Questa è una regola generale che dovete tenere a mente per tutti gli scambi che fate. Ogni volta che andate a comprare anche un'azione o, come dicevo, un qualsiasi strumento, vi dovete ricordare che andrà a comprarlo un pochino più del prezzo che voi avete messo e a venderlo un pochino meno del prezzo che voi vedete. C'è sempre questa differenza. E appunto vi dicevo che è dettata dalla quantità di liquidità o comunque di scambi di persone che stanno effettuando degli ordini che c'è in un determinato momento in quel settore. Il metodo, come dicevo, che più funziona per evitare lo spread è quello di andare sugli exchange che fanno trading, perché se voi andate a comprare all'interno di crypto.com nell'app ci sono due possibilità. In realtà io non so quale sia quella giusta, però sono due cose che ipotizzo. La prima è che crypto.com abbia delle sue riserve di cripto, quindi le tiene lì e ogni persona che vuole comprare cripto gliele va a vendere, però non ha moltissimo senso perché sennò si prenderebbe un rischio assurdo. Mentre la seconda è che appunto una persona va su crypto.com dall'app e compra, in quel momento crypto.com cosa deve fare? Deve andare a comprare dei Bitcoin o qualsiasi cripto, quindi sopportare un primo spread e poi venderlo a voi ci si crea un altro spread. Quindi magari si va a sommare lo spread, e questa è una mia ipotesi, non so come possa funzionare proprio il meccanismo preciso. E questo potrebbe essere il motivo per cui lievitano così tanto i costi. O magari semplicemente crypto.com applica uno spread più alto, o non ci sono tantissime persone che scambiano su crypto.com. La cosa che noto però è che anche se andiamo appunto su crypto.com nella sezione di exchange, quindi fare trading, non si paga spread, comunque se ne paga pochissimo, tipo lo 0,3 o 4%, che in confronto al 2 che si paga è una cosa veramente molto piccola, cioè meno di un quinto, e quasi appunto non lo notiamo. Poi se andiamo a investire cifre tipo 10.000, 100.000 euro, certo lo notiamo, però
su cifre piccoline si parla di pochi centesimi, che comunque è meglio del 2%. L'unico difetto dell'exchange di crypto.com è che non permette l'utilizzo di fiat, quindi non possiamo usare gli euro, non possiamo usare i dollari, possiamo solo usare le cripto. Infatti, per sfruttarlo dovreste prima depositare gli euro su crypto.com, poi comprare una determinata cripto, quella che voi volete in realtà, anche un normalissimo Bitcoin, poi lo trasferite sull'exchange e da lì cambiate questo Bitcoin con qualsiasi altra cripto che voi volete. Questa può essere una cosa conveniente nel caso in cui magari voi vogliate comprare una cripto che è poco scambiata, quindi se prima comprate Bitcoin che è molto scambiata, c'è cioè molta liquidità, poi andate a scambiare con una cripto più piccola, vi risparmierete uno spread che sarebbe molto più alto anche in fase di vendita. E nell'esempio che facevo prima sulle Shiba Inu avrei potuto probabilmente risparmiare se avessi spostato quelle Shiba Inu nell'exchange, li avessi convertiti in CRO, avessi riportato le CRO all'interno dell'applicazione e poi vendute in euro. Probabilmente avrei pagato molto meno spread perché sulle CRO non è assolutamente del 5%, solo che questa cosa non la sapevo e questo è un piccolo trucchetto che si può sfruttare, però comunque andiamo a pagare uno spread abbastanza alto anche sulla vendita di CRO. Purtroppo sulle CRO non possiamo farci nulla perché è praticamente uno dei pochissimi exchange che permette di venderle, quindi non possiamo quasi evitarlo. Però cosa possiamo fare per evitare lo spread? Molti di voi avranno già pensato: beh, uso un'altra piattaforma, elimino completamente crypto.com. Sì, è assolutamente una buona idea perché andare a usare un'altra piattaforma tipo Binance ci farebbe risparmiare in maniera impressionante sullo spread. Infatti se andate su Binance potete fare delle conversioni, per esempio, tra euro e stablecoin, tra euro e crypto, già dalla piattaforma dove si fa trading e quindi risparmiare veramente tantissimo in spread. Poi se voi fate la normale funzione converti, lì sì che andate a pagare un po' di più, però ecco, su crypto.com, soltanto che è inferiore a crypto.com. Però cosa potete fare su Binance? Ultimamente hanno aggiunto la possibilità di fare i bonifici perché avevano rimossa per molto tempo, era necessario registrarvi su ADV Cash, che è una piattaforma che permette di fare bonifici e mandarli e riceverli con costi in realtà molto bassi, però rendeva il tutto più scomodo. Adesso che è stato tolto questo intermediario è possibile mandare bonifici del vostro conto corrente direttamente sul conto di Binance senza spese, quindi se voi avete i bonifici SEPA gratuiti non li pagherete. Quindi in questo modo cosa fate? Vi registrate su Binance. Se non lo avete ancora, vi lascio il link in descrizione che vi dà uno sconto del 10% su tutte le commissioni che avrete. Poi, una volta registrati, potete procedere a fare un bonifico ricaricando il vostro conto. Potete farlo, di quanto volete, chiaramente. E andate a comprarvi quella cripto che vi interessa, magari facendo trading. Ok, ragazzi, eccoci qui su Binance. Ora vi faccio vedere come andare a fare il deposito e poi acquistare le vostre cripto. Prima premete su deposito, poi fate un deposito in fiat e potete scegliere un bonifico bancario che, come vedete, ha zero di commissione. Ci mette chiaramente 1 o 2 giorni lavorativi, però se lo fate istantaneo arriva subito. Poi, una volta che ricevete il vostro bonifico, andate qui su l'euro. Come vedete, ci sono 0,34, vabbè, voi ne avrete quante ne depositate. E poi potete fare subito converti. Facendo converti, voi andate a selezionare appunto gli euro da qui e URL. E vedete che ci sono alcune cripto in cui potete convertirli direttamente. Non sono tutte, però sono soltanto alcune. Altrimenti, per limitare ancora quello che è lo spread, potete cliccare su Fai Trading e vi usciranno tutte queste schermate. Per esempio, BTC Euro vi farà aprire la schermata, che sì, può essere un po' complicata da vedere, però a parte il fatto che qui ci fa già vedere un piccolo tutorial su come funziona, però ci vuole un attimo appunto a capire come funziona. Per prima cosa, voi, dato che state investendo in euro, andate qui sulle fiat, scegliete l'euro, però non vedo, eccolo qui, e ci sono tutte le coppie con gli euro. Se volete comprare una di queste cripto, non sono tantissime, sono le stesse di prima, però appunto qui fanno limitare lo spread, ne scegliete una tipo i Bitcoin, che in realtà ce l'avevamo già, lo vedete da qui sopra. Poi potete scegliere se comprarli o venderli. In questo caso noi vogliamo comprare dei Bitcoin. Poi selezioniamo mercato perché noi vogliamo comprarlo al prezzo di mercato e scegliamo la quota di euro che vogliamo investire. Per esempio 10 euro, vabbè, non posso perché non ce li ho attualmente. E poi cliccate su compro. Poi, una volta che andiamo a comprare i Bitcoin, li troveremo all'interno del nostro spot wallet e saranno disponibili a spostare o farci quello che vogliamo. Nel caso di questo video, però, vi voglio spiegare una tattica molto interessante per andare a comprare le stablecoin, perché appunto, come vi dicevo, per evitare lo spread di crypto.com, certo si può andare a acquistare cripto su Binance e sfruttare Binance, però come sapete questa piattaforma non offre le mille possibilità che ci dà crypto.com ed è appunto il motivo perché continuo a preferire la seconda piattaforma che vi ho detto. Quindi cosa fare per limitare al minimo le spese ma poter comunque ottenere dei grossi rendimenti dalle nostre cripto? Il consiglio che vi do, e penso sia anche la cosa migliore che potete fare in assoluto, è quello di andare a comprare degli USDT. Quindi cerchiamo subito se tra l'altro ci sono nella coppia con l'euro. Io non so, non li vedo in realtà.
Allora, purtroppo non vedo gli USDT per fare uno scambio diretto con l'euro, ma potete fare tranquillamente prima euro in Bitcoin e poi Bitcoin in USDT. Comunque le commissioni su Binance sono veramente basse. Poi appunto se vi registrate anche con lo sconto delle commissioni che vi do, le andate a ridurre ulteriormente, quindi pagate una cosa come lo 0,01%, quindi davvero è pochissimo. Quindi se volete fare un investimento di 10.000 euro circa, con lo spread andate a pagare lo 0,01%, che poi appunto è ulteriormente ridotto da quello che vi stavo dicendo prima. E una volta che li avete acquistati, cosa potete fare? Beh, semplicissimo, vi spostate su Wallet Spot. Adesso facciamo finta che io abbia 10.000 USDT. E cosa potete fare? Potete spostare su crypto.com per andare a ottenere il rendimento. Come ben sapete, si ottiene il 10%, che in realtà, se andate a reinvestire i vostri guadagni, vi porta un 12%. Se invece avete una carta come quella verde, quella che richiede i 3.500 euro di staking, potete ottenere il 12% di staking che con gli interessi reinvestiti ogni 3 mesi vi porta al 14%. Vi ricordo inoltre che se volete il bonus di $25 che offre crypto.com, vi dovete registrare col link che vi lascio in descrizione e andare a richiedere la carta rossa e mettere in staking 350 euro per 6 mesi. In questo modo avrete un cashback del 2% su ogni acquisto e anche il rimborso totale su Spotify che acquistate ogni mese per sentire la vostra musica. Ma torniamo a noi, una volta che abbiamo convertito i nostri euro in USDT e quindi siamo riusciti ad avere i nostri USDT disponibili nel portafoglio, comunque l'operazione richiede meno di un minuto tra le due conversioni. Cosa dovremmo fare? Dovremmo pensare a come spostarli su crypto.com. Per spostarli è veramente semplicissimo e costa pochissimo, perché sia crypto.com che Binance sfruttano la Binance Smart Chain, la quale permette di spostare anche le cripto come gli USDT, che normalmente costerebbero più di 30 euro, a soli 80 centesimi. Infatti, se voi andate a fare prelievo, qui andate a inserire l'indirizzo di crypto.com, che mi raccomando, quando lo scegliete dovete cliccare in alto sul quadratino BSC. Poi qui scegliete la rete, mettete appunto BSC, guardate, vi costa 73 centesimi lo spostamento. Poi vabbè, il tempo è quello che è, però 73 centesimi in confronto ai 32 qui, veramente bassissimo. E dato che crypto.com supporta questo spostamento, ve lo consiglio. Quindi immaginate di andare a spostare, appunto, come dicevo, 1.000 o 10.000 euro, pagate 73 centesimi di commissione. Cioè, quindi andate a risparmiare sullo spread cifre incredibili, perché se voi aveste messo su crypto.com 10.000 euro e poi questi 10.000 euro li volete convertire in USDT, vi dovete pagare il 2% di spread. Quindi, se voi aveste acquistato gli USDT direttamente da crypto.com, dall'applicazione, andando a fare prima un bonifico di 10.000 euro e poi convertire quei 10.000 euro in USDT, avreste pagato 200 euro di spread. Infatti, vi sarebbero arrivati un controller di 9.800 euro in USDT. E in questo modo potete risparmiare circa 200 euro. Poi, se andate a ridurre la cifra, sì, certo, si va a ridurre, però per ogni operazione che fate potete sfruttare Binance come exchange per acquistare le vostre cripto e poi spostarle. Semplicemente vi costa 80 centesimi. E certo, se convertite 20 euro non vi conviene, ma se iniziate già a convertirne un migliaio o anche di più, iniziate a notare che la convenienza c'è, perché per spostare 1000 euro comunque in USDT vi costerebbe 32 euro e invece acquistarle avrebbe uno spread di più di 20 euro. Se invece voi lo fate con Binance avete uno spread bassissimo, come dicevo prima, dello 0,01%, e poi per spostarle vi costa 73 centesimi. Quindi, male che vada, voi avete messo 1000 euro e 998 li avete, che è davvero poco se pensate che ne perdereste quasi 18, e 18 sono veramente tanti su 1000. Quindi, riassumendo, cosa potete fare per evitare lo spread? Su crypto.com, per evitarlo, potete farlo tra cripto e cripto, quindi se voi convertite una cripto in un'altra, sull'exchange lo evitate quasi del tutto, o comunque si riduce tantissimo. Invece, se voi volete convertire da euro a cripto, tramite crypto.com non esiste il metodo per evitare lo spread, ma potete sfruttare Binance, che con l'aggiornamento che ha fatto proprio negli ultimi giorni permette di nuovo di fare depositi SEPA, quindi andrete a fare dei bonifici senza costi, potete convertire questi euro con uno spread bassissimo, come già vi dicevo, in cripto, USDT o quella che volete, e poi rispostarla su crypto.com andando a generare un risparmio molto alto. Questo comunque vi conviene quando andate a investire cifre che superano, secondo me, i 100 euro. Poi dipende, dovete farmi magari anche voi i calcoli se ne avete voglia, così valutate proprio al centesimo cosa vi conviene fare. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo metodo, purtroppo altri non esistono. Se magari crypto.com riducesse lo spread sarebbe meglio per tutti, però dato che non l'ho ancora fatto, ci adattiamo, ecco. Continuiamo a utilizzare crypto.com per le funzioni, o meglio, parlo per me, per le funzioni che offre, come per esempio l'earn, il supercharger, gli staking e tutte queste cose qui, che su Binance sì ci sono, però continuano a cambiare. Certi giorni offrono 7%, certi giorni il 5%.
Poi alcune volte sono ancora migliori di Crypto.com perché a volte hanno offerto tipo USDT in staking al 7% svincolati. Però per chi non ha intenzione di disinvestire nel breve periodo, preferisce comunque Crypto.com che gli offre un 12% vincolato, ma a noi sta bene così e otteniamo più rendimento. Quindi cambia sempre da persona a persona quello che conviene, invito voi a valutare quello che preferite, però ci tenevo a mostrarvi questo metodo per risparmiare un po' di soldi sullo spread. Soldi che potete reinvestire comunque nelle cripto che possono generare un rendimento superiore. Io quindi spero che questo video vi sia stato utile, che possa avervi ispirati o possa avervi comunque fornito un metodo alternativo per risparmiare sui vostri investimenti. Fatemi sapere se è così nei commenti o se voi utilizzavate altri metodi. E quindi niente, noi ci vediamo al prossimo video, statemi bene.